buongiorno. Buongiorno, Tisanina. Tisanina style. Spesso mi chiedete dove trovo le tisane. Sempre al supermercato le compro. Nei vari supermercati per mercati trovo le mie tisanine. Buono. Col Bellini ho messo qua quei cuoricini. Vi ricordate che vi ho fatto vedere nell'altro vlog che mi aveva regalato mia sorella? Sono troppo troppo belli. E lei mi ha regalato e ha detto: guarda, sono shabby chic. Ho appeso uno qua e uno qua. A me piacciono tantissimo queste cose appese. Questa è l'armadio della mia camera da letto. Fatemi sapere se volete il video del mio room tour, cioè il tour della mia stanza, me lo faccio con piacere. Comunque pare proprio fatte apposta. Fatemi sapere se vi piace come li ho messi qua e io li adoro. Ho preparato, vi voglio vedere, guardate qua, il mio mitico tiramisù light. Vi ricordate, vi ho fatto il video sul mio secondo canale della ricetta, quello fatto con Iwasa. E sopra ci ho messo un quintale di cioccolato fondente. Comunque andate a vedere il video, che è super light. Questa ricetta è buonissima. Questo bel contenitore si chiude. Zac, la merenda. E ovviamente l'ho fatto anche un po' per adesso. Ovviamente ne ho preparato un po' in più, così anche adesso faccio un piccolo spuntino. Bevo la mia tisanina. Quando bevo la tisana immagino sempre che magari qualcuna di voi di là dietro al computer la sta bevendo assieme a me mentre guarda il video, quindi ci facciamo compagnia. Allora ragazzi, sto qua sul divano, sono un po' morta praticamente, perché non lo so se capita solo a me, però a me tipo dopo mangiato mi viene una botta di... cioè se mi prendo un caffè, un tè, proprio sto... non dormo, perché io non amo dormire il pomeriggio. Però sto proprio, tipo mi sento come sulle nuvole, quindi ci vuole una botta di qualcosa per riprendermi. Comunque ho fatto già tante tante cose, oggi è una bellissima giornata. Guardate qua, ho steso tutti i panni. E adesso sto qua un po' versione casalinga. E vi volevo chiedere sta cosa, ma poi alle volte penso sempre sta cosa, no? E vi volevo chiedere, chissà le ragazze cosa ne pensano. Ma voi, diciamo, quando tipo dovete stare in casa, oppure magari sapete che dovete scendere solo per andare a comprare il pane, oppure tipo andare in palestra, queste cose qua, cosa fate? Vi truccate comunque o no, state normali? Perché per esempio io so che ci sono alcune ragazze, alcune signore che tipo la mattina quando si svegliano per abitudine si truccano, quindi si mettono tutto l'eyeliner, il fondotinta, tutto. Cosa che io non ho mai avuto questa abitudine, infatti anche sempre, anche mia mamma mi ha tramandato, perché lei si è sempre truccata pochissimo. Quindi cioè abbiamo sta cosa che comunque se tipo dobbiamo stare in casa così non ci trucchiamo, stiamo normali con la molletta nei capelli, insomma così naturali. Anche se magari state tipo col vostro fidanzato o con vostro marito, voi cosa fate? Vi sentite a vostro agio a stare senza trucco o vi truccate? Quindi, invece poi quando state proprio solo voi, no? Io devo dire che mi piace stare libera, quindi l'unica cosa però a volte, perché se mi vedo proprio molto molto cesso, l'unica cosa metto un po' di correttore e un po' di blush, tipo come in questo caso adesso, non ho messo fondotinta, nulla, un po' di correttore, un po' di blush, perché tipo sto bianca e mi vedo un po' meglio. Però questa cosa ti mette più a volte tipo l'eyeliner, le cose, magari uno dice può venire il postino, l'amore della mia vita, posso trovare così, mi busta qualcuno, sono irriconoscibile. No, io diciamo no, me ne sbatto veramente, anche perché poi trovo una perdita di tempo, dico ma che mi deve vedere, ma che mi interessa. Ogni tanto mi ricordo di annaffiare la pianta. Bibi, che bella luce c'è oggi. Sto facendo le patate, eccole qua. Così stasera quando torno c'ho già qualcosa, un po' di carbo già pronti,
quindi le scaldo solo. Scaldo solo le mangio e subito faccio. È bello avere qualcosa già pronto da mangiare. Yummy yummy, bel rotino di patate. Cioè, oggi ho tutte cose nei capelli, ma non so cosa sono. Tipo una roba della primavera mi è volata nei capelli. La fuffa perché non ti sono lavati i capelli. No, ma quando mai? Tengo tutte la pezza. No, tengo. Poi faccio riscutuleo e sono tutte queste cose. Non so cosa siano. Tipo la. Nei capelli. Comunque che bello che le giornate stanno allungando, è vero Nancy? Sono troppo troppo contenta di questa cosa. Vabbè, quasi da arrivata no, però è bella questa cosa che le giornate si allungano. Mi piace troppo questa cosa. Poi stamattina te ne sei scappata. È venuta a casa mia Nancy a colazione, si è presa i pancake e se ne è scappata. E non mi hai fatto sapere come sono i pancake. Sono stati buoni. Hai fatto una colazione speciale, anche se andavi di fritta non ti ho potuto mettere tanta cioccolata, sì, e tante cose. Cioccolata. Non ti volevo mai una mente. E lei no, vado di fritta, aspetta, aspetta, un po' di cioccolata, aspetta. Doveva fuggire, doveva andare al lavoro, vabbè, l'importante è che ti sono piaciuti, eh. Grazie. Tengo la merenda appresso, Nancy, guarda merenda? Ci sta il cioccolato in questa merenda? Sì, ho fatto proprio il picnic qua dentro. Mamma mia. Yeah. In questa ciotola ho preparato il nostro tiramisù light proteico, quello con i wasa, che abbiamo fatto il video sul secondo canale, ho fatto quello e così dopo ce lo mangiamo quando andiamo in palestra, facciamo una bella merenda, facciamo il picnic in sì, palestra. Il picnic, bravo. Ma troppo bellino questo, me l'ha portato mia mamma, quante cose carine ci ha portato mamma, questo è troppo bellino. Qua non ho capito cosa sono tipo dei biscottini tipici, ma sono dolci o salati, ma cosa? Ah, belli, tipo dei tarallini con il sesamo, con la paprika, belli, sono proprio invitanti, guarda qua i semini, guarda Rosoni, com'è carino, wow, questo è bellino, che tutti qua, buono buono, e poi qua che cosa c'è? Le saponette, ah, le saponette, che belle, tutte saponette all'avocado, al melograno. Poi qua ci sono tutte queste sale rosa, ma è troppo bello, cioè il sale rosa grosso. Sono proprio, sembra proprio dei cristalli, è vero? Poi c'è anche il pino, poi ci sono il sesamo e la curcuma, mia mamma porta sempre tutte belle, quante cose belle, grazie mamma. Sono troppo belle, adesso devo fare subito qualche ricettina e me la devo bere qua dentro, Nancy, così. Ma wow, troppo bello. Ma il mio è rosso, penso. Io lo volevo viola, no? Verde. No, dai, verde è più bello. Cin cin. Come danno quella giardina? Oddio, è troppo buono, amore. Adesso non mi mangi, eh. Guarda, no. Ma è che non piace a mangiare. Ecco le disincarte, non vuole essere toccato con le mani. Ma quanti denti bianchi, ma quanti denti... Ma quanti denti hai? Marilo va per far vedere il suo sorriso. È nervoso perché sta prendendo gli antibiotici. C'ha tutte delle scoriazioni. Mi sta prendendo delle medicine. Ma hai 54 denti. Aia! Cattivo. Giornata super produttiva, ragazze, sono appena tornata a casa, che sono andata in palestra e poi sono andata con mia sorella a casa nostra. Abbiamo anche girato il video che vedrete domani, appunto domenica, che è un video troppo troppo bello, sorelle monelle style, veramente troppo troppo sfizioso e divertente, e vi faremo vedere delle cose esclusive, veramente abbiamo avuto tanto tanto coraggio a mostrarci così, quindi vedrete tutto domani. E niente, vi volevo dire a proposito anche di questi ultimi vlog che ho fatto sia ieri che l'altro ieri, perché ho fatto infatti 3 vlog consecutivi questa settimana, e tra l'altro spero che vi abbia fatto piacere questa cosa, insomma fatemi sapere sempre mettendo tanti pollici in su se vi piacciono questi video vlog, così ne faccio tanti altri. E niente, ho letto un po' di commenti e sapete che a me non piace, insomma, mettermi dietro i pettegolezzi, le polemiche,
eccetera, però insomma ho letto insomma che c'erano alcuni commenti in riferimento a questo fatidico incontro col mio ex, se c'è stato, se non c'è stato, insomma si è parlato un po' di questa cosa, ho letto un po' nei commenti appunto sotto gli ultimi due videovlog di ieri e l'altro ieri. Io sono un po' sconcertata da tutto questo, penso che non sia proprio il caso veramente di neanche di rispondere a queste illazioni, a queste cose. E quello che sarà sicuramente, se ci saranno delle cose, sicuramente voi lo saprete, perché come non vi ho mai tenuto nascosto nulla della mia vita, ovviamente se non volevo farvi sapere delle cose non mi mettevo proprio a fare i video vlog, non mi mettevo proprio a fare i video, non mi mettevo proprio su YouTube, quindi sicuramente quello che succederà, quello che ci sarà, sicuramente lo saprete, e io non vi terrò nascosto nulla, perché cioè non c'è proprio motivo e non è proprio nella mia indole, sono sempre stata me stessa, sempre sincera al 100%, quindi quello che sarà, quando sarà e se sarà, sicuramente lo vedrete. Ovviamente io quello che voglio far capire, e ci tengo molto a far capire questa cosa, ovviamente non alle persone che mi seguono con affetto, lo dico sempre, vi adoro ragazze per l'interessamento, vi preoccupate per me, volete sapere, ovviamente so che volete la mia felicità, non mi riferisco a voi, ma mi riferisco a quelle persone che vogliono veramente insinuare e veramente io non pensavo di avere dei detective che indagavano sulla mia vita, che adesso non sono neanche libera di andare a fare una spesa, di andare al supermercato, perché ho dei detective che veramente mi spiano e vogliono proprio inciuciare sulla mia vita, finché si fa per scherzo, finché si fa per scherzarci sopra, ok, va bene, sono la prima, sapete che io ho molto umorismo, mi piace scherzare, quindi tranquillo, veramente non ci sono problemi, io accetto tutto e veramente stimo tutti, sia su YouTube che insomma nella vita di tutti i giorni, sono molto aperta all'umorismo, al pettegolezzo, ok, ci sta, scherziamo, va bene, però veramente rendiamoci conto che dietro tutto questo, cioè dietro la videocamera, dietro i video, ci sono dei sentimenti, ci sono le persone, e andiamoci piano veramente con l'insinuare delle cose, perché queste sono vite vere, anche se a voi può sembrare che è un video, è solo un video, però dietro ci sono dei sentimenti veri. Ragazzi, voi lo sapete meglio di me. Sono cose difficili queste, ovviamente noi che siamo stati tanti anni assieme è ancora più difficile, perché non è facile rompere da un giorno all'altro così, quindi ovviamente non ci si può lasciare come delle bestie. È difficile, è dura, ma sicuramente quando potrò vi dirò qualcosa in più, e vi ho già detto che vi racconterò, vi dirò tutto quando mi sentirò pronta, del cosa è successo fra di noi, col mio ex, so che siete curiosi e lo volete sapere, però insomma in me non c'è mai stata l'intenzione di mentirvi o nascondervi qualcosa, ma semplicemente se qualcosa non ve lo dico, o se qualcosa sembra che non ve lo spiego bene, semplicemente perché non posso e non so nemmeno io le cose come stanno, quindi so che chi mi vuole bene capirà e aspetterà, perché poi alla fine io ho sempre detto tutto, sono sempre stata me stessa al 100%, però sapete che devo tutelare comunque la mia vita e i sentimenti miei e delle altre persone che sono più importanti. Quindi sono fondamentali, i sentimenti sono fondamentali, non si gioca con quelli là. Quindi sapete che io voglio scherzare tutto, però non sembra, perché so che qualcuno vedendo il video dice questa è una scema, mette in piazza i suoi sentimenti, invece no, io li tutelo molto. Quindi se vi dico qualcosa è proprio perché è vero, e se non ve lo dico è proprio perché non voglio giocare con i sentimenti delle altre persone, quindi so che mi capirete, speriamo che tutto si sistemi.